Posso cedere direttamente la parola a Manuela, la quale invece ci proverà a raccontare che cosa si intende per vita e dove andiamo, stiamo provando adesso a cercarla. Prego. Bene, grazie a tutti, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e salve a voi. Dunque, la definizione della vita è uno dei temi più controversi e più complessi della scienza. Possiamo provare a dare una definizione descrittiva, diciamo così, cercando di rispondere a una domanda del tipo: che cos'è un organismo vivente e quali proprietà possiede? Anche in questo caso ci sono state molte interpretazioni diverse e ancora oggi il dibattito è aperto fra gli scienziati su che cosa è vivente e cosa non lo è. Facciamo l'esempio dei virus, per esempio, non sono considerati viventi, anche se vengono studiati nell'ambito della microbiologia. La microbiologia è la scienza che studia tutti gli organismi microscopici, quelli che non sono visibili a occhio nudo. Solo per questo i virus vengono studiati nella microbiologia, perché sono molto piccoli, ma non sono esseri viventi. Perché? Non solo perché non sono costituiti da cellule, ma soprattutto perché non hanno un metabolismo proprio. Questi sfruttano il metabolismo della cellula che infettano e che distruggono. Quindi utilizzano tutto l'apparato biochimico e genetico della cellula che infettano. Gli organismi viventi invece sono capaci proprio di metabolismo, cioè che cosa significa metabolismo? Sono capaci di trasformare la materia in energia e l'energia in materia. Non c'è niente di magico in questo, facciamo solo un esempio che riguarda noi stessi. Quando noi mangiamo, mangiamo del cibo che è materia. Questa materia contiene energia che noi siamo capaci di utilizzare, perché degradando la materia liberiamo energia che poi utilizziamo per sintetizzare nuova materia, per crescere, per moltiplicarci e per evolvere. Quindi possiamo dire che gli organismi viventi sono sede di flussi di materia e di energia. Ma non basta, perché sono anche capaci di assumere informazioni dall'ambiente esterno, quindi sono anche sedi di flussi di informazione. Allora, detto questo, possiamo provare a dare una definizione breve di vita. È un sistema capace di metabolismo, di crescita, di interazione con l'ambiente, di riproduzione e di evoluzione. Tutte queste caratteristiche sono proprie degli organismi viventi. I virus hanno qualcuna di queste caratteristiche, per esempio si possono evolvere perché sono capaci di mutare. Soprattutto i virus a RNA, come quello con cui purtroppo abbiamo a che fare in questo momento, evolvono, ma non hanno tutte insieme queste caratteristiche. Quindi questo è il tipo di vita che noi conosciamo e su cui ci basiamo quando cerchiamo la vita extraterrestre. Noi cerchiamo la vita così come la conosciamo, diciamo così. Quindi anche l'abitabilità dei pianeti dipende dalla presenza dei composti che noi sappiamo essere necessari alla vita sulla Terra. Dove? I mattoni della vita sono rappresentati da alcuni elementi e composti fondamentali. Prima di tutto dall'acqua, che è un solvente biologico fondamentale per la vita, poi da tre elementi importanti che sono carbonio, ossigeno e idrogeno, che sono gli elementi portanti degli zuccheri, dall'azoto che è fondamentale per costruire gli aminoacidi e le proteine, fosforo che è essenziale per costruire i nostri acidi nucleici, quindi il DNA e l'RNA, e lo zolfo che pure è importante nella struttura delle proteine. Ora, dopo questa prima premessa, io vorrei dire una cosa che penso e che vorrei lanciare anche ai colleghi astrofisici e geologi planetari. Secondo me non si può escludere, no, tu no, non si può escludere che la vita su altri sistemi solari possa essersi evoluta sulla base di elementi chimici diversi dal carbonio, quindi magari sulla base del silicio, dello zolfo. Questo noi non lo possiamo sapere perché conosciamo la vita che conosciamo, quella nostra.
Potremo saperlo solo quando avremo magari delle apparecchiature scientifiche molto potenti che ci permettano di individuare su altri sistemi solari gli elementi chimici che ci sono, oppure addirittura quando potremo fare dei campionamenti in situ su questi pianeti e poi portarci quello che andiamo a prelevare e analizzarlo qua. Detto questo, per rispondere alla tua domanda, io vorrei condividere lo schermo per far vedere alcune figure, per fare alcuni esempi di vita che noi andiamo a cercare, che è già presente sul nostro pianeta. Allora, io vorrei, vediamo, dividere lo schermo. Non so se si vede adesso, ecco, ci siamo? Certamente, direi di sì, perfetto. Grazie. Allora, io appunto dicevo prima, che tipo di vita, ce lo diceva anche Fabio, che tipo di vita pensiamo che possa esistere, per esempio, nel pianeta Marte, nel nostro sistema solare? Scusate. E certamente non pensiamo di trovare i marziani del nostro immaginario collettivo, gli omini verdi, gli alieni come T, ma che cosa cercano gli scienziati? Quali sono gli organismi che noi pensiamo che possano non solo sopravvivere, ma anche vivere in un ambiente così estremo? Sono i microrganismi estremofili, proprio estremofili, perché vivono in ambienti estremi, anche sul nostro pianeta. E vorrei fare qualche esempio, perché sono veramente poco conosciuti. Hanno diverse particolarità metaboliche questi microrganismi, sono batteri e archea. Alcuni sono termofili, cioè amano il caldo, ma altri... non piace caldo, piace molto molto caldo, sono ipertermofili. Per esempio l'archea Pyrolobus fumari non è capace di crescere a temperature al di sotto di 90 gradi. Pensate che le piante non sopportano temperature superiori a 50, oppure alcuni microfunghi non sopportano temperature superiori a 60 gradi. Noi a 40 gradi già boccheggiamo, e questo invece comincia a crescere quando la temperatura raggiunge i 90 gradi. Ha oltretutto un ottimo di temperatura intorno a 106, quindi 6 gradi di più della temperatura di ebollizione dell'acqua. E qui attenzione, perché ogni tanto noi a casa diciamo voglio sterilizzare questa cosa, faccio bollire. Non è detto, perché ci sono dei microrganismi che sopravvivono a 100 gradi, ma altri che ci vivono bene, perché avere un ottimo di temperatura intorno a 106 vuol dire che a quella temperatura vivono benissimo e si riproducono. Poi ci sono dei microrganismi che sono psicrofili, cioè amano il freddo, e sono stati trovati non solo al Polo Nord, ma anche nel continente antartico. Altri microrganismi che sono anaerobi, cosa vuol dire? Vivono senza aria, ma senza aria nel senso che non tollerano l'ossigeno. Per loro l'ossigeno è letale. Ce ne sono altri che sono barofili, per esempio, che vivono a pressioni di 500 fino anche a 1000 atmosfere. E come non parlare del mio preferito, che è Conan il batterio, così era stato definito da molti giornali e riviste divulgative. Quando è stato scoperto questo Deinococcus radiodurans, si è visto che, come dice proprio la parola radiodurans, sopporta radiazioni, è capace di resistere a dosi di radiazioni che sono 500 volte più grandi di quelle che servono per uccidere noi. E è appunto considerato la forma di vita più resistente che si conosca al mondo. Però questo non basta, ci sono queste caratteristiche, la termofilia, la psicrofilia, sono importanti, ma c'è un'altra caratteristica fondamentale che fa di un microrganismo un candidato per la vita su Marte e sugli altri pianeti. Questa è la capacità di ricavare energia facendo a meno della luce del sole. Ma
ricavando energia dalla ossidazione di sostanze completamente minerali. Questi microrganismi possono ossidare l'ammoniaca, l'acido solfidrico, anche lo zolfo elementare, per produrre gli zuccheri. Quindi sono analoghi alle piante, si chiamano chemoautotrofi, proprio per distinguerli dalle piante che sono fotoautotrofe. Le piante fanno la fotosintesi clorofilliana, cioè producono zuccheri utilizzando l'energia che deriva dalla luce del sole. Questi producono zuccheri, quindi sono produttori primari come le piante, ma utilizzano sostanze inorganiche. Infatti si chiamano anche chemolitotrofi, perché litos significa pietra in greco, e quindi sono microrganismi, batteri che ricavano vita dalla pietra e sono dei produttori primari, abbiamo detto. Dove si trovano? In alcuni ambienti estremi nel nostro pianeta. Per esempio, questo che è disegnato qua è un ambiente estremo che si trova negli abissi marini, dove la luce non arriva, ovviamente, la luce solare, è presente, proprio perché ci sono queste sorgenti idrotermali, è presente acido solfidrico. Che cosa fanno loro? Ossidano l'acido solfidrico a zolfo e utilizzano l'energia che ne deriva per crescere, riprodursi. Alla loro morte sono poi la fonte di cibo per una ricca comunità di invertebrati come molluschi, crostacei che vedete qui disegnati, e anche vermi marini che sono questi qua con la capuccina rossa. Non solo nell'ambiente degli abissi marini troviamo questi microrganismi, ma anche in alcuni ambienti terrestri molto particolari. Ce ne sono pochissimi, e l'ambiente più famoso è la grotta Movile in Romania, che è rimasta isolata per più di 5.000 anni dal mondo esterno. È una grotta che contiene anche acqua, e la sua atmosfera è ricca di acido solfidrico, di anidride carbonica e anche di metano. Qui è andata avanti l'evoluzione per 5 milioni di anni, indipendentemente dall'evoluzione che si è avuta nel mondo esterno, portata avanti proprio la vita da questi produttori primari chemolitotrofi. Quando gli scienziati hanno scoperto questa grotta, hanno trovato una comunità di invertebrati e 33 specie che erano completamente sconosciute alla scienza, si erano cioè evolute indipendentemente dall'evoluzione che invece è andata avanti dalle altre parti. E quindi, diciamo, abbiamo visto che ci sono questi estremofili, che sono batteri archea, e ci sono alcuni ambienti estremi, due dei quali li abbiamo presi in considerazione. Ma ce ne sono anche altri di ambienti estremi che noi possiamo trovare sul nostro pianeta, oltre a quelli che abbiamo visto, appunto le sorgenti idrotermali oceaniche come questa, o non so, la fossa delle Marianne che è 10.000 metri profonda. Ci sono gli ambienti persalini o anche i deserti che sono caratterizzati da essere secchi, possono essere freddi o anche caldi, ma il loro fattore limitante è l'acqua. Diciamo, uno degli esempi che mi piace portare è un esempio proprio di ambiente estremo, dove i microrganismi trovano la loro vita, è uno dei luoghi più inospitali del pianeta. Si trova nell'Antartico, nel continente antartico, e noi lì troviamo dei laghi subglaciali. Che cosa vuol dire? Che si trovano sotto 800 metri di ghiaccio. L'Antartico, 800 metri di ghiaccio, e sotto troviamo dell'acqua, dei laghi. Qui ce ne sono tre che vedete, ma io vi parlerò di quello che è stato trovato nel Lake Williams, appunto 800 metri sotto la superficie. Che cosa è stato trovato? Che tipo di vita è possibile in questo ambiente così estremo?
Quello che vedete è una delle copertine di Nature, dove si vede un ricercatore che ha appena prelevato un campione di questa acqua dei laghi e che l'ha prelevata in maniera sterile, perché questo è il problema, è prelevarla in maniera da non contaminare quello che poi andiamo a prelevare. In queste acque di laghi subglaciali sono state trovate 130.000 cellule di microrganismi per ogni millilitro di acqua. Questi microrganismi sono microrganismi di quel tipo che ho descritto prima. Sono cioè chemolitotrofi, ricavano energia dall'ossidazione del ferro, dello zolfo e anche dell'ammonio e vivendo completamente al buio. Quindi il giardino segreto dell'Antartico è proprio costituito da questi microrganismi. E la cosa che è stata fatta è di aver preso questa acqua, aver estratto il DNA e sequenziato. E abbiamo visto che sono state trovate più di 3.900 specie di batteri diverse. E io vi faccio vedere qui una provetta, una piastra Petri, dove si vedono le colonie di batteri, queste gialle e queste bianchette, che crescono appunto isolate su questa su un mezzo nutritivo di qualche tipo. È stato importante aver trovato anche diciamo i nomi di questi microrganismi attraverso il sequenziamento del DNA, ma la cosa più importante ai fini poi della ricerca della vita sugli altri pianeti è stato il fatto che questi microrganismi sono stati isolati. Alcuni, pochissimi, una dozzina di microrganismi sono stati isolati e avere in coltura pura questi microrganismi così particolari è importante perché noi possiamo studiare le varie caratteristiche di questi microrganismi, studiare la loro resistenza, per esempio, a temperature di tipo diverso e la loro capacità di sopravvivere in un ambiente marziano di laboratorio. Noi possiamo, e qui vedete una camera di simulazione dell'ambiente di Marte, quindi possiamo simulare un ambiente e utilizzare questi microrganismi per capire qual è la loro capacità di resistenza e quali sono le loro caratteristiche metaboliche proprio in questi laboratori simulati. E per esempio alcuni microrganismi isolati proprio dall'Antartico si è visto che erano capaci di tollerare le temperature molto basse che si trovano su Marte e sono dei candidati possibili a una possibile vita al di sotto della superficie marziana. E quindi questo è quello che io volevo dire finora. Non so se ho preso troppo tempo, Fabio. No, direi che siamo più o meno nell'orario corretto. Avremo almeno altri due interventi. Ti ringraziamo intanto per questa overview sul tipo di vita in ambienti estremi che abbiamo nella Terra e che a quello che diciamo ci verrà probabilmente illustrato da Luigi è anche quello che andiamo effettivamente a cercare nei pianeti solari.